Dunque, io ringrazio c'è una nostra attivista che prende i nomi dei partecipanti e a tutti i partecipanti dà un fronte retro dell'Agenzia del Demanio sull'emendamento con l'articolo completo. Per cui magari se uno vuole sapere di chi si tratta è bene che prenda anche questo documento. Poi abbiamo fatto una ventina di dossier particolare che riguarda in gran parte però una situazione, almeno una parte centrale, si riferisce a Fiorentino. Poi c'è un riferimento sulla sperimentazione che è in atto sul cosiddetto programma delle periferie. Abbiamo messo per giustificare la richiesta di un programma che abbia almeno la portata analoga a quella, sono 2 miliardi e rotti, per cui come dire quando si può, si fa. E poi c'è una ricerca che abbiamo riprodotto di qualche anno fa, che è una ricerca fatta da un ricercatore del Ministero della Difesa che si è occupato proprio delle procedure molto articolato, però probabilmente questo non insegna niente al Demanio, però noi ci aveva insegnato qualcosa. Quindi ne abbiamo distribuito alcuni già ai intervenuti, poi ne dovremmo distribuire anche a delle delegazioni, per esempio chi ha fatto le domande, delle sedi, la sede che ce l'hai. No, infatti volevo prendere una domanda. Sede di Bergamo, sede di Pisa, poi vediamo ad andare avanti. Dopodiché io darei la parola per i saluti e per l'introduzione. Sì, ha messo il saluto per chi è intervenuto e partecipa a questo incontro che teniamo qui in Piazza Ciompi a Firenze, essendo segretario di questa città, per quanto riguarda il mio inquilino, quindi a me il compito ovviamente di darvi ospitalità e salutarvi. Ma chi conosce il mio inquilino con una certa profondità sa che a differenza di quello che può sembrare o generale quello che si pensa delle organizzazioni di categoria degli inquilini, l'unione inquilini da sempre non si è occupata solo della questione degli inquilini sotto l'ottica del bisogno abitativo, degli sfratti, dell'emergenza. Quella è una delle questioni di cui ci occupiamo evidentemente, ma quella è la patologia. Il chiodo fisso della nostra organizzazione è sempre stato quello della pianificazione dell'urbanistica. Per decenni ce ne siamo occupati, per quanto riguarda il livello dell'area fiorentina, ma anche nazionale, per tantissimi anni con competenza se ne occupa, con autorevolezza, si è occupato l'architetto Ferretti per quanto riguarda la nostra organizzazione, e quindi diciamo è un campo, un tema questo per noi centrale. Questo incontro penso che sia incentrato su un tema strategico, che cioè quella della grande occasione offerta di realizzare processi di rigenerazione urbana, di trasformazione del tessuto urbano attraverso la messa a disposizione di aree delle mani civile e militare. Ci sono esperienze già virtuose da qualche parte in Italia, in questo senso ricordo l'esperienza della caserma Mamei a Milano, dove in un mix di intervento, di riqualificazione e di rigenerazione è comunque previsto un'area estremamente vasta che 29.000 metri quadri siano destinati alla residenza sociale. Quindi il tema centrale strategico, che è poi il tema del futuro delle nostre città, dove l'area diciamo è un'area finita, è quella di individuare occasioni non ripetibili di trasformazione, di nuovo sviluppo del tessuto urbano che tenga conto di un piano che deve coniugare urbanistica edilizia risposta ai bisogni.
per cui abbiamo l'esigenza di recuperare funzionalità, di tenere conto degli aspetti, dei bisogni, delle domande sociali, culturali, dei processi che devono essere governati di integrazione e di sicurezza. Chiaramente possiamo governarli unicamente realizzando tessuti urbani in cui è possibile, quindi, che si esprima anche la multiculturalità e la multidisciplinarità. In questo senso io penso che con gli interventi che avremo modo di ascoltare sarà dato un contributo importante di riflessione e anche di proposta rispetto a questo. Certo, questo è un tema che impatta molto con la disponibilità delle risorse, che è sempre la nota dolente con cui ci si deve confrontare. Vedo un po' l'esperienza già ricordata di Milano, quella della caserma Mameli, dove l'intervento è promosso dalla Cassa Depositi e Prestiti con Investment SGN. Quindi penso che una città delicata come la nostra, dove quindi per tradizione e per dovere storico abbiamo la necessità di dare una risposta di bellezza, di funzionalità e una risposta di civiltà ai molti bisogni che abbiamo in un tessuto delicatissimo come quello fiorentino, queste aree abbiano davvero una funzione strategica. Quindi l'auspicio è che non rappresentino per il nostro territorio queste occasioni mancate o sprecate, ma siano effettivamente come dire, prospettive di trasformazioni che sono risposte alla città dei prossimi decenni, non sono risposte che dobbiamo dare all'oggi. A questo punto introduco la presentazione di Massimo Pasquini, del segretario nazionale dell'Unione Inquilini, il quale avvierà il lavoro. Buona mattinata a tutti.